sul banco degli imputati, Bari che va, torna alla vittoria. Allora andiamo subito a vedere la sintesi di Emiliano Cirillo. Stellone osservato speciale, rimescola le carte, la novità è Dumbia titolare. Dall'altra parte Longo, mamma barese, propone in attacco l'ex Bago al fianco di Mustacchio, arbitra la penna di Roma. Imperioso avvio del Bari, Sabelli cerca e trova Maniero in area, leggera torsione frustata che fa secco Provedel. Al quarto d'ora Bari in vantaggio con il suo bomber, quinto gol stagionale, l'abbraccio con Stellone. Il Bari ha più motivazioni, Romizzi innesca Brienza, tutto solo il diagonale si spegne sul fondo. Provercelli sofferente, il Bari in pressione funziona, l'asse Sabelli Maniero, colpo di testa dell'attaccante in agguato, traversa piena. Si fa vedere in avanti la Provercelli senza incidere più di tanto con Ebagua che calcia in curva. Ancora la squadra di Longo in fase di proposizione si immola, è il caso di dire Maniero su battuta ravvicinata di Bani, Maniero KO ma davvero provvidenziale. Il settore ospiti del San Nicola è tutto per Paolo, tifoso solitario della Provercelli al fianco della sua squadra nella trasferta barese. Le immagini montate da Roberto Strignano ci portano alla ripresa, Bari subito intraprendente, Provedel respinge su Furlan, Bascia non aggancia. Poi c'è un tweet di orgoglio di Mustacchio che brucia Sabelli in velocità, Micai chiude lo spazio, l'attaccante dice di essere stato spintonato. Cresce la Provercelli, Mustacchio e Altobelli si ostacolano e l'opportunità per la squadra di Longo sfuma. Torna a dirigere le operazioni il Bari, azione travolgente di Sabelli che recupera un pallone a centrocampo, si invola e poi nelle vesti di geniale suggeritore illumina Brienza che in diagonale infila il 2-0. 75esimo, il raddoppio del Bari, esulta il 37enne Brienza, la terza rete in campionato, ha preso anche a calci una bandierina, ammucchiata generale, fa festa la Nord, Stellone salva la panchina, Sogliano può essere soddisfatto dopo gli attriti con il tecnico. Non ha certo brillato il Bari, ma c'è stata tanta concretezza. La qualità dei suoi attori può essere decisiva per la ripartenza. Stellone per ora disinnesca il rischio di esonero. Provercelli rinunciataria e avvitata su se stessa. Migliore in campo, Sabelli a San Nicola, Bari batte Provercelli 2-0. Linea allo studio. Grazie, beh, salutiamo anche noi il solitario tifoso della Provercelli, Paolo. Buon viaggio di ritorno, ovviamente. Sì, ecco, da solo, ovviamente. Da solo, chiaramente. Io ti volevo chiedere, sul Bari ci sono tante aspettative, forse tante pressioni, e quindi allora, come la vedi la situazione? La vedo lì? Che è una squadra che deve fare il cambio di passo, è una squadra che oggi ha fatto una buona prestazione, a parte il secondo tempo un attimino, inizio secondo tempo, che la sua lacuna, approccia al secondo tempo male, 6 gol subiti, una delle squadre che ha subito di più nei primi 15 minuti del secondo tempo, ha bisogno di continuità nell'arco dei 90 minuti, ma oggi ha fatto una buona prestazione, ha giocato bene, ha creato, penso che Micai non ha mai subito un tiro in porta o quasi, inoperoso, quindi oggi il Bari deve ripartire dalla prestazione e dal risultato, deve dare continuità sia soprattutto fuori casa e in casa nella continuità dei 90 minuti, ma ha qualità per venirne fuori alla grande. Frosinone in marcia.